Elisa di Rivombrosa. Trama, ottava puntata. Salta il matrimonio tra Elisa e Fabrizio. La storia tra Elisa e Fabrizio continua ad essere sempre più complicata. Sembra quasi che i due non riescano mai a coronare il loro sogno, per un motivo o per l'altro. Nelle prossime puntate sarà purtroppo ancora così. Ma prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Elisa di Rivombrosa, dove eravamo rimasti? Clelia collabora con Fabrizio per sventare l'attacco al re e lo manda a Torino, dove sa che incontrerà la sua amante. Elisa scopre che a Torino ci sarà l'attentato e avvisa tempestivamente Fabrizio. Quest'ultimo riesce a salvare il re, ma il sicario spara contro Angelo. Intanto le condizioni di Maffei migliorano. Elisa scopre di essere incinta e non sa come confessarlo a Fabrizio, mentre Margherita giura che diventerà suora se suo padre si salverà. Ranieri ordina a Lucrezia di allontanarsi da Ristori, perché questa amicizia potrebbe essere troppo pericolosa. Lei risponde rifiutandosi, poiché invece è solo molto conveniente. Fabrizio vuole consegnare a Giulio la lista dei congiurati, perché è stanco di rischiare la vita per il re, ma poi cambia idea. Ristori, durante una cena, chiede davanti a tutti ad Elisa di sposarlo. La ragazza si innervosisce per questo gesto pubblico, ma accetta. Elisa di Rivombrosa, trama, ottava puntata. Fabrizio ed Elisa non si sposano. Elisa continua a litigare con Fabrizio per la richiesta di matrimonio pubblica, ma alla fine i due fanno pace. Giulio si scontra con Ludovico Maffei per tutto quello che è accaduto. Anna cerca di far preoccupare Elisa utilizzando una lettera scritta da Clelia, ma il piano fallisce. Infatti Fabrizio non vuole nemmeno aprirla e non dice nulla alla sua innamorata. Intanto Ristori organizza le sue nozze, litigando con l'abate Van Necker. Anna, non sapendo più che fare per impedire le nozze, dopo essersi confrontata con Alvise, chiede aiuto a Lucrezia. La marchesa accetta e di notte si reca dal cugino, intimandoli di non celebrare il matrimonio. Fabrizio ed Elisa, intanto all'oscuro di tutto, scelgono Antonio e Giulio come testimoni di nozze. Margherita confessa a Giulio che ormai è in procinto di farsi suora a causa del voto che ha fatto. L'uomo resta sconvolto da questa dichiarazione improvvisa e fugge a cavallo, sparendo nel nulla. Il giorno del matrimonio di Elisa e Fabrizio, i due scoprono che le nozze non possono essere celebrate. Anna invita i nobili a lasciare immediatamente l'abbazia, ma questo fa andare Fabrizio su tutte le furie. Elisa di Rivombrosa, trama, ottava puntata. Fabrizio caccia la sorella. Furibondo per quanto accaduto, Ristori caccia sua sorella, sua nipote e il cognato da Rivombrosa. Intanto Alvise intraprende una relazione clandestina con Betta ed è sempre più rancoroso nei confronti di Fabrizio. Angelo racconta al consigliere Beauville quello che è successo il giorno dell'attentato al re, mentre le sue condizioni migliorano. Il consigliere si convince sempre di più che il responsabile di quanto accaduto è il duca Ranieri. Lucrezia invita Elisa e Fabrizio a cena, ma durante l'evento Elisa ha un malore e deve andarsene. Con l'aiuto di Bianca, alcuni sicari tolgono la vita a Peppo. Elisa e Fabrizio riescono a fermarli, ma non prima che brucino la libreria di Martino. Il conte è disperato e cerca vendetta. Che cosa ne pensate? Vi appassionano queste puntate? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti!